No, vabbè, è inutile fare finti discorsi diplomatici. La situazione non convince, sta iniziando a non convincere più neanche me. Facciamo un piccolo recap. 10 marzo, festa inglese della mamma, perché ovviamente quelli si devono sempre distinguere. L'account ufficiale Instagram di Kensington Palace pubblica questa foto, allegedly scattata da William. Questa foto fa il giro del web. Poco dopo arriva la notizia che già quattro agenzie la rifiutano, la rimandano indietro. Che cosa succede? Cosa c'è che non va in questa foto? Tutto. Io personalmente l'unica cosa di cui mi ero accorto e che stonava, non mi convinceva tanto, era il fatto che Kate sembra avere un viso che non aveva niente a che fare con la foto che avevamo visto la settimana scorsa, quella in auto con sua madre. E in un certo senso questa cosa non mi convinceva molti di voi si sono accorti che Kate non ha più il neo ma io non mi ero manco accorto che Kate avesse un neo molti di voi si sono accorti che non ha la fede al dito però molto spesso Kate quando non è a casa soprattutto nelle occasioni sportive non indossa la fede al dito quindi molte incertezze però ovviamente il mio non è che un occhio analitico. Tanto ad analizzare nel dettaglio, questa foto è piena di errori di editing, motivo per cui le agenzie l'hanno rifiutata, anche se non è stata ancora rimossa dal sito. Andiamo a vedere gli errori più evidenti: evidenti perché sicuramente, ad un'analisi più attenta, sicuramente più in là spunteranno altri errori. La cosa più evidente, che diciamo hanno notato tutti, è il fatto che siamo ancora in inverno. Ed è veramente inverosimile che l'albero sia così verde a Londra. Dove l'estate dura un mese e già ad agosto il cielo è grigio. Sicuramente al momento, a marzo, a Londra gli alberi non sono in fiore, non hanno queste foglie verdi così rigogliose. Qua abbiamo la manica del maglione di Charlotte che scompare e riappare. E la stessa cosa accade alla zip della felpa di Kate. Poi qui la gonna se ne va per i fatti suoi, prende una piega un po' strana e a meno che questa non sia una dentatura, una maccatura naturale, vera, dello scalino, mi sembra abbastanza irregolare. In aggiunta c'è chi ha parlato della lunghezza delle braccia di Kate che per abbracciare entrambi sarebbe veramente eccessiva ma io questo onestamente l'ho pensato però potrebbe essere semplicemente un'illusione cioè nel senso può essere che Kate abbia veramente le braccia lunghe abbastanza da prendere entrambi i figli dopo tutto non è che sono così grandi ma ancora più sospetta sembra la luce negli occhi di Kate il paradosso di questa situazione è che questa foto è stata pubblicata proprio per mettere a tacere tutte le voci di corridoio secondo cui Kate è morta, Kate è sparita, Kate viene clonata la foto pubblicata la settimana scorsa non ha convinto nessuno perché è stata corretta con l'intelligenza artificiale e molti si sono lamentati anche in quel caso dell'assenza del neo di Kate del fatto che Kate non sembra Kate in quella foto, sembra un cartonato, sembra, sembra Pippa Middleton. Questa foto aveva l'intenzione in un certo senso di calmare tutti quanti, in realtà ha l'effetto opposto, proprio come le scuse di Chiara Ferragni. Sinceramente, non è la prima volta che delle foto di Kensington Palace vengono ritoccate, soltanto che in questa situazione in cui si sospetta già di quello che stia succedendo a Kate. Sta bene? Sta male? È in una situazione di pericolo? È in fin di vita? Già non esiste più? Pubblicare una foto così sospetta, pretendendo di far credere che sia una foto legittima e poi succede questo, che è un grande flop. Questa foto è un fiasco, è, eh, è secondo me una cartina di tornasole di quanto sta diventando debole la monarchia in questo periodo, con Re Carlo che ha il cancro... Con eh, praticamente i working royals che sono decimati, ancora più simile alla situazione della Ferragni, sono le scuse presentate da Kate che dice come molti spesso, anche io mi cimento nel photoshopping come qualsiasi amateur. Questo è uno statement che allegedly sempre da quello che si dice sarebbe stato prodotto da Kate Middleton stessa. Ma uh, io sto iniziando a diventare dell'opinione che ormai, se volete veramente convincerci del fatto che Kate sta bene, la dovete far vedere. Non ci sono più scuse, mi dispiace, non ci sono più cazzi, nel senso che in una situazione così sospetta mi fai vedere una foto palesemente photoshoppata, che manco le agenzie la vogliono, e mi mandi uno statement di Kate che io dovrei credere adesso che i reali si fanno una foto così, Così, e se la photoshoppano da soli quando hanno fior fior di membri dello staff a disposizione che potrebbero farle in maniera professionale questa cosa mi dispiace Kate ma non ci convince e dall'altro lato dello stagno secondo me i cognati di Montesito si stanno mangiando delle fette di carne così a quest'ora Onestamente parlando non convince molto. Ovviamente ha l'effetto opposto di quello che voleva fare, cioè di aumentare, di alimentare, di gettare benzina sul fuoco sulle teorie di cospirazione nei confronti di Kate. L'unica cosa che mi viene da dire è pensarla razionalmente, no? Se Kate non ci fosse già più, non avrebbe senso dire che sta bene. Che di qua che di là perché onestamente chi crede alla storia dei cloni? Nel senso, un clone non lo prepari in pochi mesi, ci vogliono anni per fargli raggiungere l'età che ha Kate. Se fosse veramente andata via, lo dovrebbero dire. E Penso che nessuno sarebbe così stupido da dire: No, arriva a Pasqua e poi arriva a Pasqua, no, arriva a giugno e poi a giugno, no, arriva ad agosto e poi così. Cioè, sicuramente nessuno si dimenticherà così di Kate, come, come se tutti, tutte le preoccupazioni di tutti sparissero in nulla. Io, onestamente, non sono preoccupato. Perché, onestamente, chi se ne onestamente. Cioè, razionalmente ne parliamo fra di noi, ma uh, la mia vita, la nostra vita va avanti però sicuramente è una situazione sospetta. Dopo le scuse ci si aspetta, diciamo, un'azione più convincente da parte di Kensington Palace, quindi adesso stiamo a vedere che cosa succederà e come reagiranno. Penso che razionalmente parlando Kate non si voglia fare vedere perché è in uno stato pietoso, secondo me. L'abbiamo vista in macchina ed era tutta gonfia, butterà. Io penso che quella foto della macchina sia lei perché accanto c'era sua madre e non mi sembra photoshoppata. Almeno se fosse stata photoshoppata sarebbe sicuramente uscito eh, qualche post da qualche parte. Io al momento, razionalmente parlando, penso che semplicemente non si voglia fare vedere perché sta male. Qualcosa mi spinge a pensare che veramente questa foto non sia stata scattata ieri, ma che sia un copia e incolla di tante foto passate. Al momento mi viene da pensare istintivamente questo. Per ora la situazione è questa. Stiamo a vedere che cosa succede nell'immediato futuro. Saluti reali!